Quando noi oggi diciamo questi 8 miliardi dateli ai lavoratori e ai pensionati, non stiamo dicendo non date alle imprese, perché le imprese hanno già dato e dentro la legge di bilancio anche che stiamo discutendo ce ne sono altri 10 miliardi che vanno in questa direzione, in pensione. Ma a quel punto dovrà lavorare almeno fino a 71 anni e quando arriverà a 71 anni, visto che deve comunque prendere una determinata pensione, noi non possiamo continuare ad essere a lungo la seconda manifattura d'Europa se non abbiamo un sistema di connessione di rete che connette tutto il paese. Usiamo questo termine, ma credo che ci siano altre due questioni che sono particolarmente importanti. Quando noi diciamo ci vuole una rete unica, diciamo anche che sarebbe necessario arrivare a fare una politica industriale che costruisca un'unica grande azienda che è in grado di fare questa cosa. E lo diciamo al ministro Colao, che non è una cosa utile spendere i soldi pubblici che nel PNR ci sono per mettere giù la rete, facendo bandi in cui si dice ognuno può partecipare e si fanno tanti piccoli bandi diversi. Guardate che io il rischio che vedo è che noi, anziché fare la rete unica e investire i soldi in un'unica direzione, rischiamo di pagare due volte. Quando noi diciamo un nuovo ruolo del pubblico e dello Stato nell'economia, non pensiamo che lo Stato e il pubblico debbano sostituire il mercato. Non è questo che stiamo dicendo. Ma non può nemmeno essere, come è successo adesso, che qualcuno pensa che il pubblico deve essere al servizio del mercato a prescindere. Perché i danni che il mercato libero senza regole ha determinato, la pandemia ce l'ha squadernato davanti agli occhi di tutti. È quello che sta succedendo. Oggi è il momento di utilizzare un'occasione che non è ripetibile, quella di avere centinaia di miliardi da poter spendere, riforme da fare. È il momento di recuperare una partecipazione che recuperi anche una fiducia e una tenuta sociale che la pandemia rischia di mettere a repentaglio. E allora rivendicare che il governo e il Parlamento ascolti queste piazze, ascolti CGIL e CISL e UIL, non è semplicemente ascoltare i sindacalisti, vorrei che fosse chiaro. Noi stiamo dicendo che è il momento di rispondere e di ascoltare i bisogni del mondo del lavoro, perché la maggioranza di questo paese è fatta di lavoratori e lavoratrici, di pensionate, di cittadini e cittadine che vogliono essere un soggetto di trasformazione. E allora, anche perché, diciamo così, è bene andare d'accordo, ecco, non prenderci troppo spazio. Io spero che dalle piazze di oggi arrivi un segnale al Parlamento e al Governo di capire che debbono cambiare strada e che la prossima settimana deve essere una settimana in cui quel confronto che si erano impegnati a fare lo fanno, ma non per raccontarci cosa hanno deciso, ma per accogliere quelle che sono le nostre richieste. E se questo non avviene, noi andremo avanti fino ad ottenere risultati. Grazie della vostra partecipazione, viva l'unità sindacale, viva il mondo del lavoro, un grande abbraccio a tutti e tutti e un grazie anche lassù per il sole che ci ha regalato.